fall, my love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Ok, sì, ciao. Praticamente quello che avete visto nel video, che le prende io e anche morto alla fine sono io. Comunque, ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Ronnie, mi faccio chiamare Ronnie, mi chiamo Alberto. Benvenuti in questo nuovo video, questo nuovo server recensione capitolo 2 della saga che non porto avanti da un sacco di tempo per ovvie ragioni. Allora, stavamo dicendo, siamo su Age of Fields. Ok, gran bel server, sinceramente. Allora, vediamo subito a due modalità principali, che sono il kit PvP, molto esplicito, che ho portato nel video, e altra modalità particolare che non ho mai visto in nessun altro server, o anzi probabilmente è l'unica modalità, è la modalità da cui questo server prende il nome, quindi probabilmente sarà un plugin loro o qualcosa di comunque loro. Feuds, come si dice, Age of Feuds, al punto da riportare il giocatore in questa epoca feudale all'incirca nel 1200, se non sbaglio, con l'incastellamento da parte di Carlo Martello, che respinse gli arabi. Sì, più o meno siamo in quell'epoca. Comunque, per quelli ignoranti come me, che non sanno dove andare a parare in questi tipi di modalità, come nelle fazioni, come nei roleplay, perché alla fine questo è un roleplay, abbiamo il Warp Tutorial, utilissimo, soprattutto per me. Quindi, appena arriviamo, siamo subito accolti da Agostino, un NPC, not player. Ok, comunque. Ciao, benvenuto al tutorial. Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve per iniziare il gioco, ma ricorda che puoi trovare informazioni più dettagliate sul forum. Usa il comando slash guild. Ok, ma rivediamo dopo. Allora, come si gioca? Ma a quanto comincia a laggare quando mi avvicino ai cartelli. Benvenuto su Age of Feuds. Se sei appena invitato, al momento sei una recluta, e questo significa che per 10 ore sarai immune al PvP e potrai accedere al kit recluta ogni mezz'ora con il comando slash recluta. Ora sei nel centro di Agelocet, dove puoi trovare la stanza dello staff, lo shop dove puoi comprare oggetti più rari e teste decorative, la sala degli Oscar, la locanda, il mercatino dell'usato di Calogero e i portali per tre mondi. Etiper, Brejon e Veltis. Insomma, abbiamo capito che è un po' complicata la cosa, però si capisce bene che con un po' di pratica, con un po' di convinzione, mi sembra tutto sommato una bella modalità. Comunque, anche per trovare un feudario, il server ci aiuta. Infatti abbiamo qua il banditore che ci aiuterà nelle nostre ricerche. Per esempio, cosa vuoi fare? Domanda: cerco un feudo, cerco membri per il mio feudo, mi sono sbagliato, non mi serve il banditore. In questo momento io sto cercando un feudo. Ok, abbiamo terminato la quest, cerco un feudo. Quindi il server ci dà molto una mano per in quanto a capire. Ora, io non porterò, credo, ancora serie su questo. Volevo fare una recensione, quindi non mi addentrerò nelle meccaniche di gioco, i mestieri e tutte le meccaniche che ci sono dentro questa. Però se me lo chiedete magari potrò farci anche un pensierino. Quindi per questa server recensione credo sia tutto. Vi terremo aggiornati con altri video. Spero di esservi stato utile e di avervi introdotto al meglio questo server. Io vi saluto. Vi do appuntamento con un prossimo video. Ciao ragazzi!